La seconda parte del nostro convegno riguarda, come tutti sapete, la cornice processuale, e cioè quella nuova struttura immaginata dalla comunità o dall'Unione, scusate, che si dovrebbe articolare sulla creazione del cosiddetto Tribunale Unificato dei Brevetti, comprensivo anche di una Corte d'Appello. Il tutto contemplato e disciplinato in quel progetto di accordo che è stato presentato, firmato dagli stati, da un certo numero di Stati, e che è attualmente aperto alla ratifica dei medesimi. Evidentemente in un progetto come quello che riguarda il brevetto europeo con effetto unitario, la presenza di un organo giurisdizionale comune dotato delle competenze previste dall'accordo riveste un'importanza assolutamente fondamentale. Fondamentale non soltanto per il banale motivo comune a qualsiasi organo giurisdizionale, per cui la funzione di accertamento e di garanzia del diritto è un essenziale componente di ogni ordinamento giuridico, ma fondamentale soprattutto per un'altra ragione. Qui c'è molto di più. Nell'ambito del progetto relativo al brevetto a effetto unitario, è lo scopo, la finalità essenziale avuta presente dall'Unione era precisamente quella di dar vita ad un istituto dotato della stessa portata e degli stessi effetti in tutto il territorio dell'Unione medesima. Che poi ci si sia riusciti o no, abbiamo sentito stamattina, non è questo il punto. Il punto che mi interessa è che qui dunque questo effetto unitario, uniforme, unico per tutto il mercato unico, difficilmente avrebbe potuto essere raggiunto, nemmeno nelle più ottimistiche ipotesi, se non fosse stato garantito dalla presenza per l'appunto di un organo giurisdizionale comune per tutto il territorio dell'Unione. Se questa però era la finalità perseguita dalla creazione di questo nuovo organo, si tratta di vedere se e fino a che punto è possibile, è presumibile, è prevedibile che questa finalità possa essere raggiunta in modo soddisfacente, in modo più o meno completo, alla luce della struttura che si è voluta dare a questo organo giurisdizionale e alla luce delle sue specifiche competenze. E qui i dubbi cercheranno di scioglierli i nostri relatori, ma io credo, e mi arresto a questa semplice considerazione, che una gran parte dei possibili dubbi nasca da quella che è la peculiare posizione propria di questo nuovo organo giurisdizionale, organo che si situa, per così dire, al crocevia tra tre distinti sistemi e ordinamenti giuridici. Da una parte il sistema internazionale, perché l'organo trae la sua vita e la sua disciplina da quello che è un accordo internazionale, per l'appunto. Dall'altra il diritto dell'Unione, perché ovviamente il brevetto europeo con effetto unitario a questo intende essere in buona parte, anche se non certo in tutto, l'abbiamo visto stamattina, sottoposto. E infine dal terzo sistema, che è il sistema nazionale. Nazionale quindi non unico, perché gli stati sono 28, nazionale che rimane competente per tutta una serie di effetti, di aspetti e di elementi anche molto rilevanti, che anche questi sono stati sottolineati e ricordati dai relatori di questa mattina. Ecco, io credo che questa specifica peculiarità
del nuovo organo giurisdizionale dia vita ad una serie di nodi problematici che devono essere discussi, esaminati e se possibile risolti, ma che comunque possono gettare sicuramente un'ombra, creare una serie di difficoltà per quanto riguarda il raggiungimento di quella essenziale finalità che dicevo all'inizio, cioè quella di creare una giurisprudenza uniforme per tutto il territorio comunitario sulla base della unicità dell'organo giurisdizionale competente. Detto questo, io mi arresto perché voi non siete venuti qua per ascoltare me, ma per ascoltare i vari relatori, tutti illustri cultori della materia nei suoi vari aspetti. È già stato sottolineato stamane quanto sia felice l'idea di mettere insieme competenze diverse di internazionalisti da una parte e di industrialisti dall'altra, che spesso invece si isolano nelle rispettive nei rispettivi campicelli di competenza senza comunicarsi reciprocamente le proprie esperienze. Le relazioni che abbiamo programmato sono numerose, sono sei, quindi offrono un quadro ricco e nutrito che impone anche un rigoroso rispetto dei tempi per non arrivare ad ore indecenti e per lasciare un qualche spazio alla discussione se vi sarà chi vorrà intervenire. Quindi io do senz'altro la parola alla professoressa Marta Pertegas che ci intratterrà sul tema The Institutional Framework for the Enforcement of European Patents and European Patents with Unitary Effect, A View from the Hague Conference. Quindi un tema molto interessante visto da un organismo internazionale che non fa parte, ovviamente, dell'Unione Europea e del quale ci parlerà la professoressa Pertegas. Grazie, professore Luzzatto, grazie Presidente, grazie a tutti. E passare all'inglese, pronto. Però prima vorrei ringraziare l'Università Bicocca per l'invitazione, la professoressa Onorati.